Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qui sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari pacchetti di miglioramento, i vari servizi che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. È meglio lasciare stare le ragazze che sono ancora legate sentimentalmente all'ex? Sì, fine del video. La risposta banale sarebbe questa, sì, lasciale stare perché è ancora troppo coinvolte, ma vado a spiegarti brevemente. Perché dovresti lasciare stare le ragazze ancora mentalmente coinvolte, sentimentalmente prese dall'ex, perché non sai mai se quello che sta accadendo tra te e lei è frutto di un qualcosa di momentaneo che lei vuole per appianare la sua sensazione di tristezza o se è un qualche cosa nel quale veramente lei crede. Perché se è un momento di stanca, un momento in cui si sono lasciati, tra virgolette, perché lei vuole nuovi stimoli o perché lui l'ha fatta arrabbiare, ecco, non vorrei che tu andassi a infilarti in quel cunicolo stretto in cui lei ti dà attenzioni, quindi tu ti illudi e poi lei dice no, ma io sono ancora legata all'ex. Perché? Perché appunto ha trovato il primo ragazzo, uomo, quello che è, che potesse darle quello che lei cercava in quel momento, quindi tranquillità, sicurezza, eccetera, però lei è ancora legata a filo stretto a quello che le ha fatto battere il cuore, a quello che le ha dato qualcosa in più, a quello col quale ha costruito una relazione. Quindi tu sei un passatempo momentaneo. È come dire, c'è la PlayStation che non funziona, sai cosa faccio? Vado a giocare a casa di un mio amico perché mi piace la PlayStation e quindi non voglio aspettare che la mia riparta. Esempio stupido, ma per farti capire cosa, che potrebbe essere un mezzuccio per passare il tempo, potrebbe essere lei che dice però io ho ancora voglia di stare con un ragazzo, ma non l'ho ancora dimenticato e quindi ne cerca uno disponibile. E tu, che sei ovviamente super disponibile perché l'hai vista, perché ti piace, l'hai sempre voluta, ne approfitti. Ma andare col pilota automatico perché dici ok, è fatta, lei vedo che è disponibile, ma non pensare a tutto il resto, quindi non andare con spirito critico, ti fa fare degli errori. Una ragazza dovrebbe essere approcciata e frequentata quando ha la testa libera da queste cose, libera dagli ex, quando nemmeno li nomina. Se tu sai che lei è ancora coinvolta, a maggior ragione non dovresti fare nessuna mossa, nemmeno se è lei a venire direttamente da te. Un conto è se tu proprio te la cerchi e vai a cercarla, vai a cercare di farla star bene, che è cosa che sconsiglio di fare a meno che tu non sia un suo amico, perché così non la conquisti, ma addirittura se vai, te la cerchi, stai facendo un errore. Se invece è lei che viene da te, quindi potresti essere indotto in tentazione, anche lì dovresti valutare bene, ma lei si è lasciata veramente? Da quanto? Come vanno le cose? Perché si sono lasciati? Mi sta cercando momentaneamente o vuole qualcosa di più? E quindi andrebbe rifiutata in un certo senso con garbo, ma guarda, sei in un momento particolare, sei appena uscito da una relazione, potresti tornarci, preferisco di no. Senza dare per forza motivazioni, senza svelare la tua strategia, quello che tu pensi, ovvero che se ci stai sicuramente lei poi cambia idea. No, perché è brutto. Semplicemente dille di no, questa cosa addirittura potrebbe far aumentare nella sua testa il tuo valore, perché metti che la rifiuti. Quindi lei si sente rifiutata, però comunque un pensierino ce l'aveva fatto con te. Però tu le hai detto di no, quindi hai fatto vedere che la puoi rifiutare e quindi non ti spiego perché, ma questa è una cosa che ti dà del valore. Lei, una volta che passano i mesi e lascia per sempre il suo ex, da chi pensi che torni? Da quello che l'ha rifiutata, appunto perché lei penserà, ma perché lui che poteva starci, che poteva approfittarne, non l'ha fatto? E il fatto che mi abbia rifiutata vuol dire che è diverso dagli altri. Tutte queste cose le potrebbero far dire che sei quello giusto potenzialmente o quello che le verrà in mente quando tornerà single. Perciò all'inizio so che sembra faticoso, ma cerca di resistere e di vedere poi come si sviluppa e soprattutto accetta le sue avance solo se la vedi libera dal pensiero dell'ex. Perché se lo fai adesso in una situazione un po' ancora indefinibile, rischi di mandare tutto all'aria. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari pacchetti, vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegli quello che fa per te. Ci vediamo in un prossimo video.